però televisivamente parlando, questa bicicletta chi vi ricorda? È un reverendo Don Matteo che oggi sarà qui con noi. Quindi... Terenzile. Benissimo. Arriva il maresciallo Cecchini al secolo Dino Frassica. Non posso scherzare perché c'ho la divisa, adesso faccio l'attore, quindi sono attore, non sono... Dunque, vuole presentarci maresciallo Cecchini? Alla mia destra, vista da sinistra, sì. Non so che vuol dire, il brigadiere Chisoni, Pietro Pulcini. Quello perquisisce. Alla mia destra, sinistra, la perpetua Nathalie Guettà, Natalina. Il sacrestano Pippo. Questo è il gruppo, quello storico, manca la mia moglie Caterina Silostrabini, che fa teatro, però comunque questo è il gruppo ormai della vecchia serie. Ma che serie? Succede con questo Don Matteo? Lei maresciallo, maresciallo è maresciallo resterà, come mai non c'è un encomio solenne nei suoi confronti? E non posso dirlo perché qualcosina c'è. Perché è chiaro che anche l'arma dovrebbe pensare a lei, perché lei è uno qualunque. No, lo so, sono un maresciallo, faccio il mio dovere, però a volte non riesco questa promozione ad ottenerla. Ma è vero che non posso scherzare. Certo, è stato cambiato il capitano. Il capitano ci ha fatto il pacco. Flavio Insigna ci ha fatto il pacco, non c'è. Però l'abbiamo... In caserma a Gubbio è arrivato un bellissimo giovane, intelligente, non dire niente, fidanzato. Il capitano Tommasi, interpretato niente di dopodomani di meno che da Simone Montedoro. So che lei avrà dei compiti importanti nel corso di queste puntate, insomma, di quello che accadrà in quel di Gubbio e dintorni. Questa splendida cornice di Gubbio, più che altro ha a che fare con Cecchini. Che si fidi molto il maresciallo Cecchini, perché ha un cursus honoris. Sì. Poi lui non l'ha capito. No, ma io lo spiego io. Ha un cursus honoris molto forte, lui è un grande graduato, quindi lei, capitano, si fidi di lei. Lei è la sua fidanzata? Sì, c'è una fidanzata che mi dà molto filo da torcere, si chiama Amanda, è interpretata da Ilaria Spada. Non so da dove è. Buonasera. Capitano, lei in quel di Gubbio ha portato la freschezza, la giovinezza, la bellezza di cotanta fidanzata. È difficile gestire il rapporto. Che tipo è il capitano? No, il capitano adesso lo posso dire è un poveraccio, insomma, è un martire, un succube di Amanda, che è una ragazza molto simpatica, perché alla fine fa simpatia, però è una fidanzata molto esigente. Diciamo, va un po' oltre le richieste normali di fidanzate, come ce ne sono tante. Perché ovviamente pretende. Pretende, ma lei pretende addirittura che si usi quel linguaggio che si usa un po' tra nelle coppie, no? Tra fidanzati, nomignoli. Lei pretende che lui lo faccia mentre è in servizio. E non può. Non è il caso adesso. No, io lo voglio dire perché io lo obbligo a fare il bau bau. Davanti a tutti loro che lo guardano, chiaramente con un po' di imbarazzo, però è una giusta dimostrazione d'amore. Fermatela. Come bello? Fermatela in qualche modo. Senta, c'è una suora, mi pare. Sì, c'è una suora, un nuovo personaggio che interagisce più che altro con Don Matteo, che è la suor Maria. Suor Maria. Astralanz. La
io l'ho vista, adesso vedranno anche il pubblico in anticipazioni, i trailer, è una suora bellissima. Grazie. Bella, ma è severa anche lei. Maresciallo, vedete. È bella. Bella, vediamo. Ce ne sono. Il buon... Vedendo, sì, non a caso si chiama Don Matteo Terenzil. Tutti quelli che hanno provato a fare quelle scale sono inciampati e quando hanno presentato una cosa nuova hanno avuto un grande successo. Il Don Matteo sarà ancora un grande certo. successo. Grazie. Grazie. Io se vuoi la faccio in bicicletta. Ah sì? Sì, puoi provare? Davvero? Certo. No. Ma è pazzo. No, è Don Matteo, perché no? È così. Signore, guardate che non era previsto, No. Vi giuro che non era previsto. Tu lo sapevi? Ma tu lo sapevi? Non ho capito, Ma che fa? No, ancora dobbiamo, ancora non abbiamo finito di registrare. È il mio nuovo cavallo. Questo qui è il nuovo cavallo, è vero, è vero. Cioè, tu sei nato a Venezia, sei veneziano, no? Sì. Da mamma tedesca. Sì. E hai vissuto in Germania anche, no? Anche, sì. E quando ti sei trasferito a Roma? Dopo la guerra.